Bentornati a Pillole di Percussioni. Forse uno degli strumenti più conosciuti e allo stesso tempo sottovalutati è proprio lui. Lo shaker. Lo shaker! No, non quello là, quello è un'altra cosa. Ah, le maracas! No, cioè sì, però la famiglia degli shaker è una famiglia vastissima. Sono strumenti idiofoni e si differenziano in grandezza, forma e materiale utilizzato. I primi shaker, come gran parte degli strumenti a percussione, nascono nella culla dell'umanità, in Africa. Inizialmente erano costruiti con zucche o con gusci di altre tipologie di frutta. Al cui interno poi venivano messi dei semi o dei piccoli sassolini. Un esempio ancora molto usato è l'asalato o aslatua. Questi shaker, nonostante la loro semplicità, sono degli strumenti incredibili e ce ne parlerà ancora meglio un grande percussionista, Carlo Marzo. Ciao Francesco e ciao a tutti. Grazie per avermi invitato a realizzare questa piccola pillola su shaker e KCC. Questo è uno shaker. Lo shaker è composto da un corpo e da alcuni grani all'interno, solitamente dei materiali plastici o naturali, con il corpo esterno che può essere o di alluminio, in questo caso quindi dei metalli, o solitamente materiale plastico. Lo shaker suona in questo modo. L'altro strumento che voglio presentarvi molto rapidamente è il KCC, una forma a tronco di cono, in rattan o in giunco, con una base che tradizionalmente è in zucca o cocco, attualmente anche in materiale plastico, ed è uno strumento afro-brasiliano, originario dell'Africa, ma che si è sviluppato molto anche in Brasile. Il KCC ha due suoni fondamentali. Il primo è un suono molto dolce ed è la shakerata. Il secondo lo ottenete lanciando i pallini contro il fondo del KCC. Ed è molto pungente. Un esempio di utilizzo è suonandoci il KCC sulla ritmica della clave di son. Con un altro tipo di shaker proviamo a fare una combinazione dei due strumenti. Grazie a tutti e buon divertimento. Alla prossima. Ancora grazie infinite Carlo per il tuo prezioso contributo a Pillole di Percussioni. Detto questo, ognuno di voi a casa ha uno shaker. Basta prendere il vasetto del sale. O se volete sbizzarrirvi, basterà mettere all'interno di una bottiglia di plastica un po' di semi e potrete divertirvi anche voi. E noi ci vediamo alla prossima pillola.